Oggi viene inaugurato un reparto importante di questo presidio ospedaliero che darà la possibilità a tutti coloro che hanno bisogno di avere una diagnostica importante di grande complessità, persone che arriveranno non solo dalla ALS di Teramo, da tutta la regione, ma anche fuori regione. Questa capacità organizzativa, ossia questa innovazione tecnologica affiancata da personale, senz'altro darà la possibilità ad un incremento importante e soprattutto ridurrà la mobilità passiva che purtroppo abbiamo in questo campo, in questo settore. Questo progetto fa parte di un progetto innovativo di tutta la nostra regione, di quella che è la riorganizzazione delle attrezzature, dell'innovazione tecnologica. Investiremo più di 32 milioni su tutto il nostro territorio affinché ci possa essere sempre di più l'appropriatezza nel nostro sistema sanitario. Questi strumenti sono i primi in Italia e vengono installati a Teramo. Non siamo più, come dire, la regione o la provincia che arriva ultima nell'innovazione tecnologica, nella dotazione degli strumenti. Siamo i primi in Italia a dotarcene. È un indizio chiaro di come si è cambiato il passo nella sanità abruzzese e teramana e continueremo lungo questa strada. Qui a Teramo c'è ovviamente in programma il nuovo ospedale, ma non solo a Teramo, il nuovo ospedale è in programma ad Avezzano, a Basto, a Lanciano. Stiamo in attesa che il Ministero con il suo nucleo di valutazione termini la sua istruttoria e pronti a firmare gli accordi di programma per procedere e impegnare i fondi che stanno da 20 anni fermi al Ministero e che nessuno è riuscito mai a mettere davvero a terra per realizzare le cose di cui abbiamo bisogno. Stiamo inaugurando uno strumento che già funziona, clinicamente già funziona, e questo ci rende pieno di orgoglio. Ci rende pieno di orgoglio perché è una cosa che si desiderava da tanto tempo, tanti l'aspettavano, nessuno ci credeva. Noi in un anno e due mesi abbiamo portato la PET a Teramo e questo grazie all'abnegazione, al grandissimo lavoro di tutti gli uffici che hanno creduto e voluto questo nuovo strumento che consente a 2.000 cittadini teramani di non andare più fuori, non solo, e di essere attrattivi anche verso l'esterno.